Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Il compitino, così in sala la stampa, è stata definita la prova vincente di Baltur Basket per 70-58. Qualche aggiustamento nella punteggiatura serve attuarlo, ma la squadra c'è, il gioco c'è, la voglia di andare avanti c'è. I parziali testimoniano quanto diciamo, cioè che Baltro non ha mai avuto particolari problematiche nel gestire gli attacchi di Tramarossa Vicenza. Infatti, primo quarto 22-17, 42-32, 55-43 e il quarto tempo chiude la partita sul 70-58. I migliori in campo, Pignatti per 100 punti 18, Benfatto 17, Carol di 9, Botteghi ed Alessandro 6. Per Vicenza 22 punti dell'ex De Martini, Campiello 9, Montanari 8. Sentiamo ora la soddisfazione di Coach Benedetto in sala stampa al nostro microfono. Sì, è finito prima della partita ancora. Quanto ti senti soddisfatto, quanto no in questo momento dopo il compitino di oggi? Ti dico, la verità è che era importante arrivare a questo quarto posto, perché riscontrato in questo campionato non c'è mai stato nulla, ed è il campionato che poi alla fine, se guardato, era capitato a Benfatto, quindi stiamo cercando di recuperarlo. Non dimentichiamoci che Benfatto sembra che abbia giocato tanto, perché effettivamente abbiamo fatto 4 partite in 2 settimane, ma la verità è che ha fatto una settimana solo di lavoro insieme alla squadra, quindi era importante recuperarlo bene fisicamente adesso, tranne qualche affaticamento che normalmente è anche giusto che lui abbia, diciamo che l'abbiamo recuperato anche lui. Oggi dobbiamo fare a meno ancora di Andrea House, però diciamo che il compitino che dovevamo portare a termine, secondo me era un compito importante e siamo riusciti a farlo nonostante una serie di problematiche che comunque sono raggiunte, anche di piccole entità come per esempio il dito di Pignatti o tante piccole cose che oggi, se dobbiamo ricordare, diventerebbe troppo lunga la lista da fare. La verità è che è una squadra che comunque ha conquistato un ingresso dalla porta principale playoff. Perché la porta principale? Perché il primo turno lo faremo in casa contro una squadra del girone A che non si può capire oggi, perché proprio perché si parla di imprevedibilità. Si può pensare oggi della sconfitta delle due, della prima e della seconda in classifica dell'altro girone, con delle squadre che cercano invece di, non si capisce quale perché sono un numero esagerato, che perdono comunque con squadre che stanno cercando di entrare nei playoff nel girone A, perché dobbiamo guardare anche quello oggi, no? Visto che ci scontreremo e affronteremo l'altro girone. La dimostrazione è che è perfetto quello che dicevo prima, non abbiamo nulla di certo e quindi ora dobbiamo solamente recuperare i nostri infortunati, recuperare un po' di energie per cercare di arrivare pronti a quello che poi effettivamente è il vero campionato e la parte che più interessa a tutti quanti noi, compresi voi. Per Andrea Haus? Andrea Haus deve star fermo almeno una quindicina di giorni, però siamo tranquilli, nel senso che abbiamo uno staff medico eccezionale di prima
composto da professionisti straordinari, e come d'altronde ho recuperato in tempi brevissimi, nonostante il grave infortunio, mi ha colpito ben fatto, per restare fuori anche per più tempo, sono convinto che farà il massimo, anzi lo sta già facendo, per cercare di rimettere in condizione Andrea House di entrare, mi auguro, per la prima partita di playoff.